bentornati sul mio canale. Nuovo mega svuota la spesa fatta da Iper. Ho preso un sacco di cose, abbiamo speso, poi sarò più precisa, 232 euro, ma vi faccio vedere che cosa ho comprato perché c'erano un sacco di offerte. Vediamo subito che cosa ho comprato. Allora, abbiamo preso in formato convenienza queste cotolette di pollo, queste qui sono normalissime, bistecchine di pollo impanate, a 2,99 euro la confezione ed è un chilo di bistecchine, queste per Ale e mio marito, mentre per me e Samuele le ho prese con gli spinaci, sempre a 2,99, adesso poi ve le faccio vedere. Poi, sempre a 2,99 abbiamo preso ancora questo hamburger di tacchino con il rosmarino della Aia, che ci era piaciuto tantissimo, e ne ho prese due confezioni perché tanto durano parecchi giorni, e quindi ne ho prese due confezioni da 4, così almeno mi restano un po'. Poi, per fare la cena e aperitivo stasera, io e mio marito ci siamo presi questo mega tagliere di salumi con dentro prosciutto crudo nazionale, coppa tradizionale, salame e spianata piccante e guanciale. Questo qui l'abbiamo pagato sui 10 euro, poi vi saprò dire sempre più nel dettaglio. Per il momento vi dico i prezzi così che mi ricordo. Ed è veramente, fate conto, 280 grammi. Abbiamo preso in offerta i clan cake. Questo qua che sono due, il pacco doppio da 10, quindi 20 clan cake in offerta. Poi, da assaggiare i kinderini della Kinder, poi varie focacce per l'aperitivo di stasera, varie focacce così. Allora, questa, vedete se il prezzo ve lo dico, 1,45, 1,01 e 1,07. 4 euro mi sono presa questi due cannoli da mangiare domani a colazione. Poi, sempre in offerta, abbiamo preso 10 pacchi di prosciutto cotto, questo qui, della Negroni, perché noi ci facciamo tantissime cose con il prosciutto cotto. Poi ho preso, andiamo avanti perché veramente c'è un sacco di roba, 4,28 euro mi sono presa questa mega confezione di pane già a fette, ed è tipo un pane rustico con vari semi, girasole, sesamo e via dicendo, per farmi l'avocado toast o da congelare. Poi in offerta abbiamo preso due pacchi di questo Tris di mozzarella e Santa Lucia, così, che erano in promo. Sempre in promo c'erano la linea Osella, che io adoro, me la porto, mi faccio tipo insalatona da portare a lavoro, ne ho prese due. In promo c'erano anche le coccole della Bonduel, sapete che queste sono le mie preferite, con carote e broccoli. E poi c'erano anche i bastoncini, questi qui, della Findus, che sono 24 più 6 gratis, anche questi erano in promozione, non ricordo il prezzo, comunque per quelli che non vi dico ve li segno. Formato convenienza anche da 250 grammi, anche per questa certosa della Galbani, da tenere per fare la piadina. Poi c'era questa, la nuova versione di queste lasagne di Giovanni Rana, questo qui è con verdure e hummus di ceci, non vedo l'ora di provarlo, sempre per il lavoro. Poi gelato per di latte, perché stasera volevo farmelo come dolcetto, siccome in Toscana abbiamo preso un liquore che si chiama Agricanto, e praticamente è fatto tipo con, fa di amarena, in realtà è fatto tipo col vino, però è buonissimo, ed è top per fare tipo il gelato variegato, no? E quindi abbiamo preso il gelato fior di latte da fare variegato con l'agricanto. Poi, come vi dicevo, ho preso anche le spinacine, e sono, mi sembra, 10 per pacco, vedete, sempre a 2,99, formato convenienza, 10 spinacine da mangiare io e Samu. Poi, visto che c'era tutto lo stand siciliano, abbiamo... Nel frattempo mi è morto, cade qua sotto in attesa che cada qualche briciola, perché si è steso qui in attesa. Poi abbiamo preso, visto che c'era, come vi dicevo, lo stand siciliano, ci siamo presi per il pranzo di domani due arancini. Io l'ho preso alla norma,
mentre mio marito ha preso il classico al ragù. Poi c'era in offerta anche la pasta, abbiamo preso 3 per tipo di questa padella di cecco da chilo, abbiamo preso i fusilli, i tortiglioni e le penne rigorosamente rigate, 3 kg per ogni tipo di formato di pasta. Poi ho preso 6 uova, queste qui. In offerta a 5,99 c'era questo plateau da chilo di fragole, che Ale le adora, solo che le avevo prese l'altra volta, ma ve l'ho fatto vedere nello scorso svuota la spesa, però poi è stato male e quindi non se le ha praticamente mangiate e quindi le ho riprese. Mi sono presa le pesche, le nettarine a pasta gialla, banane, poi a 12,49 euro, insomma, se non so di preciso, comunque a poco più di 12 euro c'era in offerta le Dash Pots, che ultimamente devo dire mi ci sto trovando veramente bene, e ho preso queste qui salvacolore, ne ho presi 2 pacchi da 64 pots, e è buono perché è già comunque pre-dosato, quindi alla fine non si spreca nulla, e ne ho presi 2 da 64. Poi anche questa in offerta ho preso l'eco ricarica dell'intruso della Winnie's, sapete che io lo amo anche perché è senza risciacquo, quindi lo spruzzo su tutte le superfici e rimane un profumo fantastico, e lo uso veramente anche per il piano induzione, lo uso per tutto, e quindi ho preso 2 litri di eco ricarica, anche questa in promozione. Poi per quest'estate, però scadono poi l'anno prossimo, quindi le ho già prese perché le ho trovate a 10 euro e qualcosa, ho trovato in offerta questo maxi formato convenienza delle capsule dell'espresso Ardenza della Dolce Gusto, perché noi al mare ci portiamo la macchinetta della Dolce Gusto, e quindi mi sono presa questo che è il più forte, anzi non so se ad oggi sia il più forte, però è uno dei più forti che ci siano come gusto, perché è intensità 11 e ci piace tantissimo, quindi ce lo siamo presi subito come l'abbiamo visto. Poi ho preso Swiffer, panni Swiffer, questi qua cattura polvere normalissimi per il bastone normale, non per la polvere, non per il piumino, ma quello normale. Ajax, questo qui, che anche questo era in promozione. Poi ho preso da tenere in ufficio assorbenti. Poi ho il manto a polvere, questo qui, naturale, questo non l'ho mai provato, devo dire. C'era anche quello high tech per pulire gli schermi, eccetera, però per i mobili prendo questo qui. Poi, coca. Questo qua è 2 da 2 litri, il formato 2 da 2 litri. Poi in promo c'era sempre anche l'ace, il vicinetto, questo qui. L'ace BC Gel con candeggina. Acqua fresh, questo qui sono praticamente, ogni pacco ne ha 2 da 75 ml e quindi sono 6 tubetti di dentifricio, e ne abbiamo presi 2 per un totale di 12 tubetti. In promo c'era anche il vicinetto, questo qui, io ho preso la profumazione Ocean Fresh, questo qui ne ho prese 2 da 4. Tra l'altro dice maxi durata, quindi 4 mesi, vediamo, non lo so. Poi 5 confezioni di pesto Barilla, perché se non sbaglio era 99 centesimi, quindi era in super promo. Questo qui normale, non quello senza aglio, classico pesto alla genovese, e ne ho presi 5 barattoli. Allora, e poi abbiamo quasi terminato, ho preso lo Scottex, anche questo qua era in offerta, sono 6 rotoloni. La carta igienica, perché io ho l'ansia della carta igienica, quindi ogni spesa mi prendo la carta igienica, e ho preso questo qui in formato da 24 rotoli della scottonella della Scottex, che era in offerta. Poi per cucinare abbiamo preso una bottiglia da litro di olio, questo qui, per tenerlo per cucinare. Per fare l'aperitivo stasera abbiamo preso 2 bottiglie di Chianti, ovviamente non tutto per stasera, perché insomma, no, però abbiamo preso 2 bottiglie di Chianti, questo qui, che vabbè non è quello che abbiamo bevuto giù, però ovviamente è buono. Speriamo. E poi
abbiamo preso 4 bottiglie di Schuff. Sapete che questa è una delle nostre birre preferite e ce n'erano 4, erano in promo, in super promo anche questa, perché è arrivata a costare praticamente 5 bottiglie ed era in offerta forse a 3,69, una cosa del genere, comunque poi vi metto il prezzo preciso. E quindi abbiamo preso 4 bottiglie da 750 ml di questa birra blonde Schuff e noi la adoriamo. E basta, ho concluso, insomma, in totale, cioè questo è il mega scontrino. Allora, abbiamo preso 84 articoli per un totale di 232,17 euro. Non c'è il prezzo prima degli sconti, comunque veramente era tutto scontato tantissimo, alcune cose anche del 60%, cioè una serie immensa di più e meno, vorrei farvelo vedere ma non riesco a inquadrarvelo. E insomma, veramente abbiamo preso una marea di cose, poi vi metterò sotto tutti i prezzi. Quindi, come sempre, io vi mando un super mega abbraccio e un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!